Abbiamo venuto ad Antonio Iaquinta, responsabile clienti istituzionali per State Street Global Advisor, al quale chiediamo innanzitutto di fare il punto su quello che è il 2019 come partito e poi, dato che siamo qua al Salone del Risparmio, dove c'è il tema dell'investimento sostenibile al centro della manifestazione, volevo capire da lei come questa tematica viene interpretata dalla vostra società. Sì, grazie mille. Il 2019 è un anno che nelle aspettative e nelle previsioni poteva essere più negativo di quello che in realtà si sta rivelando, sia da un punto di vista di andamento dei mercati e da un punto di vista anche di raccolta. Parlo anche di raccolta non soltanto dai dati di assogestioni, che comunque è rallentata rispetto al passato, ma anche raccolta sulla parte istituzionale. Quello che stiamo vedendo è che rispetto a quelle che erano le attese, i risultati ovviamente della parte sia azionaria e a parte obbligazionaria in tutto sommato stanno riportando gli investitori in un terreno di tranquillità. Secondo noi però questa tranquillità non deve portare, tra virgolette, ad una sovrastima, diciamo, di ottimismo. Perché? Perché comunque l'andamento atteso per il resto del 2019 deve tener conto di alcune, diciamo, nubi all'orizzonte. Ci sono temi ancora geopolitici, ad esempio Brexit non è ancora stata risolta, il rapporto fra Cina e Stati Uniti comunque non è ancora stato pienamente risolto, ovviamente c'è un tema anche di elezioni europee. Quindi questi sono sicuramente dei temi da considerare. Una delle tematiche che però consideriamo importante per il 2019, che ci ha permesso anche di avere buoni risultati già dall'inizio di quest'anno, è rappresentato proprio dal tema ESG. E il modo in cui noi lo stiamo interpretando, e vediamo anche investitori, soprattutto istituzionali, che ci stanno richiedendo strategie di questo tipo, soprattutto sulla integrazione dei criteri ESG all'interno delle strategie che abbiamo e soprattutto di strategie azionarie attive, in cui cerchiamo di integrare, oltre ai classici parametri, alle metriche, diciamo, finanziarie tradizionali, anche delle valutazioni di tipo extrafinanziario o qualitativo legato appunto su temi ESG. I nostri studi hanno mostrato che in effetti queste valutazioni sono decorrelate rispetto ai parametri finanziari tradizionali e dunque possono portare valore aggiunto soprattutto nel lungo termine.